Amici bianconeri e non solo, bentornati al quindicesimo episodio di Due uomini e una signora. Io sono Frafio Matale. E io sono Spice Boys. Siamo insieme come al solito per parlarvi di Juve e questa settimana partiamo come sempre dal campionato, anche se l'argomento principale, la portata principale ce la lasciamo per un secondo momento, che ovviamente è la Champions League, ma partiamo dal campionato. Allora, io chiederei subito al mio amico Space Boys sulla gara con l'Udinese, un convincente 4-1, è tuttora quello che luccica o l'avversario era piuttosto modesto? No, dai, l'avversario era piuttosto modesto, non giriamoci tanto attorno, un 4-1 che andrebbe bene come risultato martedì, in campionato va bene lo stesso, campionato ormai chiuso strachiuso, finalmente abbiamo visto Kean dal primo minuto in campo, l'avevamo anche noi detto la settimana scorsa, se ti ricordi che ci sarebbe piaciuto vedere sto ragazzo Eh che non ha sì. deluso, nota positiva direi soprattutto quella. Sì, è stato un bel vedere, devo dire. Ha Sì. veramente impressionato per gli 80 minuti e rotti che è rimasto in campo. Qualcuno lo ha paragonato addirittura a Drogba, si è spinto fino a un paragone del genere. Troppo presto, secondo te, per fare Sì, paragoni? troppo presto, mi Dobbiamo ricordo già troppi paragoni con tanti vederlo. calciatori sempre paragonati a campioni, tutto quanto. Ovviamente noi speriamo che sia così, però ancora Certo. veramente troppo presto, però ha giocato molto bene, ha segnato due gol non è mai facile segnarli in campionato di Serie A, quindi speriamo bene per il futuro, magari potrà essere anche utile in Champions League, chi lo sa. E chi lo sa, potrebbe essere buttato dentro nella mischia nel caso in cui serva una ventata di freschezza magari dalla panchina, no? Mi è sembrato anche in forma, vabbè, lui è ovviamente un ragazzo di 19 anni, quindi nel pieno della sua esplosione atletica, mi è sembrato oltre che scattante, potente, anche migliorato tecnicamente, probabilmente la vicinanza all'allenamento quotidiano con i campioni serve a questo punto, no? Certo, poi ovviamente avrà tanto, tanto tempo per migliorarsi ancora di più, le basi ci sono, il ragazzo sembra con la testa molto a posto, che è molto importante perché abbiamo visto troppi campioncini poi fare una brutta fine calcisticamente parlando, perché magari sono montati un po' la testa, ma la Juve è diciamo, la piazza giusta per tutti quanti i calciatori giovani o un po' più attempati che siano, secondo me. Adesso Sì. Uno speriamo bene. su tutti i Balotelli, per fare Sì, un paragone diciamo giusto il con paragone Kean. verrebbe proprio In perfetto, in automatico. automatico. Sì. Stesso Stesso procuratore, anche tra l'altro, se non sbaglio, Mino Raiola. procuratore, quindi boh, speriamo che anche questo procuratore non gli metta troppe cose in testa, questo ragazzo Eh che sì. lo faccia maturare per bene e comunque che Allegri lo faccia giocare tantissimo ormai, fino a fine campionato, ormai come abbiamo detto, Ah sì. campionato chiuso, che lo faccia anche maturare, migliorare. Perché solo Certo. giocando, poi adesso può giocare anche abbastanza spensierato, non con tanto peso addosso, le partite appunto peseranno molto meno, soprattutto in campionato, quindi io spero di vederlo tante, tante, tante volte in campo. Sono d'accordo con te, sperando appunto che Mino Raiola, che è uno che ama spostare molto i giocatori, perché ovviamente guadagna le commissioni su questo, non ci metta lo zampino. Kean è in scadenza nel 2020, ma si sta già per provvedere al rinnovo che immagino sarà cospicuo. Altro giocatore che ha debuttato venerdì nella partita in Serie A, ha fatto il suo esordio, è questo Nicolussi, no? Che già ha fatto il salto dalla primavera all'Under 23. A me è sembrato, ha giocato un quarto d'ora tra tempo regolamentare e recupero, ma mi è sembrato un ragazzo di grande personalità. Sì, ha dato la stessa mia impressione, perché è stato carino, è stata una piccola parentesi il bacio che ha dato Chiellini a Colussi come una benedizione. Speriamo che possa ripercorrere veramente le stesse orme del Chiello, che comunque difensori non ce n'è mai abbastanza, quindi è sempre un ruolo difficile, delicato da trovare, abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni, anche perché i nostri non saranno eterni, anzi qualcuno è un po' più già con l'età avanzata, c'è bisogno un po' di cambio generazionale, quindi diciamo che farlo a prezzo basso e giocatori cresciuti in casa è la via soprattutto migliore. Eh sì, eh sì, hai detto bene, giocatori cresciuti in casa, proprio perché io, oltre a Nicolussi e Kean, vorrei citare Spinazzola, che ha fatto anche lui una grande partita, secondo me, contro l'Udinese, favorito ovviamente dalla difficoltà del match che non era elevatissimo. Però
Però oltre a loro potrei citare Rugani, potrei citare Marchisio per chiamare alla memoria qualche vecchio giocatore, o ancora andando più indietro Giovinco, insomma, tutti i giocatori cresciuti nella cantera bianconera che ora ha aggiunto l'Under 23 a questo progetto di sviluppo di piccoli campioni in casa. Ecco, questa è un'altra dimostrazione, correggimi se sbaglio, di società che è anni luce davanti alle altre concorrenti in Lungimirante, Italia. infatti, l'abbiamo fatto notare già in altre puntate. In effetti, i risultati si iniziano a vedere, ma si vedranno benissimo molto più avanti. C'era qualcuno Sì. che, guardando solamente la classifica e i risultati della squadra, già storceva il naso, ma più che altro erano tifosi avversari invidiosi. Invece, come dici tu, come al solito, siamo almeno 5 anni avanti agli altri. Esatto. Under 23 che tra l'altro ora ha aggiustato un po' anche la classifica con gli ultimi risultati e all'11º posto se non sbaglio e a 4 punti dalla zona playoff e il prossimo turno di campionato dovrà giocare a Pontedera con il Pontedera che è la squadra che la precede in classifica, quindi uno scontro importante anche per i playoff. Quindi auguri all'Under 23, ma adesso ci siamo, dobbiamo parlarne perché siamo alla vigilia di questa grandissima partita. Vai, dimmi le tue impressioni. Ruota libera. Partita difficilissima, soprattutto per come è risultato di andata, purtroppo. Già sarebbe stata una partita difficilissima di suo, l'avversario sappiamo è temibile, è forte, anche in Liga, bene o male, con tutto quanto si dice che non sta giocando bene, è lì, è dietro il Barcellona, solamente dietro il Barcellona, comunque. Ottimi giocatori, un parco attaccanti favoloso, un ottimo allenatore. Sarà durissima, sarà veramente dura. Io ci spero, come ci ho sperato l'anno scorso a Madrid, che purtroppo è andata male, però la vedo dura perché noi dobbiamo segnare almeno un paio di gol, che non sono pochi, soprattutto all'Atletico Madrid. Oggi ho visto qualche statistica che tipo l'Atletico Madrid ha perso con più di 3 gol di scarto solo pochissime partite. Adesso vorrei dire una cavolata, non dico i numeri esatti, mi sembra il 2% delle partite. Quindi è già difficilissimo segnare tanti gol. Scoraggiante. È scoraggiante, ma a me quello che scoraggia di più è che per fare questi gol, noi purtroppo, bene o male, dovremmo scoprirci e quindi dovremmo Certo. offrire il fianco agli avversari. Ed è purtroppo è il gioco che loro prediligono, quello di coprirsi. Loro sono abilissimi a coprirsi, abilissimi a partire in contropiede. Ed è dura anche dal punto di vista mentale, cioè attaccare, ma però comunque stare attenti a non prenderle. È veramente difficile sotto parecchi punti di vista. Non, ci sono anche dal punto di vista mentale, oppure i giocatori con che atteggiamento hanno in campo? Con quello sì di segnare, che è giusto che sia perché bisogna recuperare la partita, ma allo stesso tempo guardingo è veramente complicato, veramente complicata. Speriamo che Eh ogni sì. tanto anche la fortuna giri dalla nostra parte anche in questa maledetta competizione, possiamo ribaltare un risultato che comunque non è assolutamente impossibile. Comunque fare 2 gol all'Atletico, magari anche un terzo nei tempi regolamentari o supplementari, nella Juve ce l'ha nelle canne, dai, abbiamo un parco giocatori che possiamo assolutamente permettercelo, però. Sicuramente sì, sicuramente sì. Come dici tu, io concordo col tuo pensiero, è molto difficile. Abbiamo, secondo me, una grande chance in più, un po' di chance in più se facciamo un gol nel primo quarto d'ora e cominciamo a mettere la partita sul binario giusto, Sì. perché anche la testa in queste competizioni conta molto e prendere un gol nel primo quarto d'ora, magari non entrare bene in partita, mi riferisco ai nostri avversari. Magari intimiditi da uno stadio che a quanto pare ritornerà a cantare, la Curva Sud ha annunciato, no, in un comunicato che comunque si tiferà tutti assieme martedì, per fortuna aggiungo Meno anche, male. ci sarà un ambiente di fuoco, quindi questa è la nostra grande chance. È vero che poi alla fine due gol li puoi fare anche, come dice Allegri, il solito mettere le mani avanti negli ultimi 20 minuti, però io Guarda, preferirei non se già arrivare. partiamo così, guarda, allora sì, siamo Esatto, non sempre ci alle solite, presentiamo neanche. purtroppo, no, esatto, cioè non Esatto.
Sì, no, no, bisogna aggredire la partita da subito, mettere pressione, perché poi la pressione con lo stadio che ti fa contro, con un ambiente carico, magari sbagli il passaggio, ti intimidisci, invece se arrivi a una fase avanzata della partita, che sei ancora 0-0, tu stesso che devi attaccare iniziano a venirti meno le motivazioni e prendono coraggio gli avversari. Di nervosirti comunque anche poi, esatto. Sbagliare le cose semplici, essere più frettolosi. Infatti abbiamo visto l'anno scorso, nella quasi miracolosa rimonta di Madrid, abbiamo fatto un gol subito e non ci siamo galvanizzati, come giustamente hai detto tu, perché l'effetto è doppio, perché noi facendo un gol subito ci galvanizziamo e loro ovviamente iniziano anche un po' a intimorirsi di prendere questa rimonta. E certo, perché con un gol preso subito, fatto subito, dipende da come la guardi, e ancora 70-75 minuti di partita da giocare, sai, poi ne basta un altro e sei pari, quindi iniziano a venirti quei pensieri in testa, te che devi difendere, dire, il vantaggio già dimezzato dopo un quarto d'ora. Questa è la grande cosa su cui dobbiamo puntare, un gol subito e poi fatto un gol nel primo quarto d'ora, poi puoi anche un attimino rallentare, vedere come va la partita, studiare l'avversario, fargli credere che magari hai esaurito un attimo la foga, riprendere nel secondo tempo, insomma te la puoi studiare, però il gol nei primi 15-20 minuti secondo me è fondamentale per andare avanti. Minimo nel come primo te tempo bisogna fare un gol, minimo. Esatto, proprio. Esatto. Sì. Come te la giocheresti tu? Con quali elementi, con quale schieramento, con quali elementi? Ma schieramento, adesso ho visto un po' di probabili formazioni, ho visto, non so se un po' di pretattica, un po' ancora non si sa bene con quale giustamente, però con il tridente pesante sicuramente a supporto dovrebbe esserci anche Bernardeschi. Douglas Costa dovrebbe partire dalla panchina, anche perché poi forse sarebbe un po' troppo in effetti sbilanciati. Certo che poi è arrivato a un certo punto, bisogna tentarle tutte per tutte, secondo me bisogna giocarsi tutte le armi. Difesa a 3 con due ali a centrocampo? Difesa a 3 con due ali, sembra questa qua, non è un modulo che mi fa impazzire comunque, sinceramente. Un 3-5-2 un po' di memoria contiana, no? Lui si era un po' fissato su questo modulo che dopo un po' avevano imparato tutti in Italia, infatti si cambiò. Sì, è un modo probabilmente per avanzare Cancelo da una parte e non so chi giocherà dall'altra parte, se si sposterà Bernardeschi sulla fascia o se si proverà con il doppio terzino con Spinazzola, che io butterei dentro a questo punto perché è un giocatore rapido, veloce, che in attacco sa saltare l'uomo anche, no? Poco conosciuto a livello internazionale, quindi io lo butterei dentro così Spinazzola. Sì, dovrebbe essere della partita, anche perché comunque Alexandro è squalificato, quindi penso che la fascia sinistra o in qualsiasi modulo penso che dovrebbe esserci, giustamente come anch'io sarei d'accordissimo a farlo giocare. E poi, come dicevi tu, il tridente in avanti, la qualità che hai la devi buttare in campo in una partita così, non si può più fare calcoli, no? Cioè hai Dybala, Ronaldo e Mandzukic tutti e tre in campo e sperare che da qualcuno dei tre venga fuori un colpo di genio, qualche magia, esatto. Il Ciolo non è stato squalificato, ha preso soltanto 20.000 euro di multa, se non sbaglio, meno di quelli che ha preso la Juve per il ritardo di un minuto, no, nell'ingresso in campo. Quanto ti piacerebbe vedergli rimangiare quel gesto che ha fatto a Madrid? Sinceramente tantissimo. Da 1 a 100. Da 1 a 100 o 101, anche perché comunque Simone ci rievoca brutti ricordi, nello scudetto perso contro la Lazio, vabbè, però quello fa niente. Ma diciamo, è quello che mi interessa sinceramente, il passaggio del turno, poi queste cosine qua. Sì, certo, mi ha dato fastidio, ma mi ha dato molto più fastidio perdere in quel modo soprattutto. E quindi quello là è un gestaccio, sicuramente poteva risparmiarselo, ma anche lì lascio correre quello lì. Mi rimane molto più impressa la nostra brutta partita e come abbiamo quasi compromesso il nostro obiettivo più importante, perché comunque è questa coppa che manca da tanti anni e purtroppo è tutto in salita già gli ottavi di finale. E vabbè.
Senti, ma sarebbe un fallimento uscire agli ottavi di finale, secondo te? La stagione si potrebbe definire un fallimento anche con un probabile scudetto a questo punto? Guarda, è inutile girarci attorno. Secondo me è un fallimento dal punto di vista sportivo che finanziario anche, perché comunque sappiamo quanti soldi porta la Champions League, sappiamo quanti soldi quest'anno la Juventus ha speso. Uscire agli ottavi di semifinale è un fallimento su tutti i fronti, anche perché lo scudetto è un obiettivo che è sempre ambito in Italia. Io sono contentissimo ogni anno che l'abbiamo vinto, tutti questi 7 scudetti, se sarà anche l'8º, Certo. probabilmente sarà, io sono stracontento. Però è inutile girarci attorno, il nostro obiettivo è quello di vincere la Champions League, anche per il campionato italiano abbiamo visto che siamo senza avversari. Diciamo che è quasi scontato vincere, perché non è mai scontato vincere. È una coppa importantissima, la più importante, ci manca da parecchio tempo e anche dal punto di vista, appunto, come dicevo prima, finanziario, ricordo che, come sempre dicono, per andare bene bisognerebbe sempre arrivare almeno alle semifinali Champions League Eh sì, poter per comunque progettare sempre, per sempre meglio il futuro. progettare un po' di. Allegri ha già giustamente, lui quasi come abbia messo le mani avanti, quasi, quasi una resa, per poi, non so, dire Sì, ha vabbè, già iniziato a comunque. dichiarare se va male ci riproviamo l'anno prossimo, ma io mi augurerei a questo punto che se andasse male l'anno prossimo ci riprovi con qualcun altro, magari, A no? proposito di No? qualcun altro, ho sentito la notizia proprio dell'ultimo minuto, diciamo, visto Zidane che doveva essere un papabile successore di Allegri, invece ha firmato per il Real Madrid, oppure sta per firmare, comunque l'accordo tra le due società è ufficiale, e quindi Eh sì, è Zidane un è un pretendente in meno alla panchina bianconera. sfuma questa possibilità. Si Sfuma questa parlava fosse possibilità. già d'accordo con Agnelli, fosse in parola con Agnelli anche dalla Spagna, no? Rimbalzavano queste voci che Real Madrid fosse molto più vicino a Mourinho perché Zidane appunto era già in parola con Agnelli. Era a giocare a Torino a calcetto con Ferrara, Juliano e altri ex Con i suoi compagni, no? vecchi Qualche giorno compagni. fa. Quindi questo sembrava volesse dire un imminente approdo alla Juve, invece pochi minuti fa, te ne do atto, tu stesso mi hai informato di questa imminente firma con il Real Madrid. E, boh, sono rimasto un po' così, sinceramente, dalla notizia. Ero quasi mentalizzato sul Zidane come nuovo allenatore della Juve della prossima stagione. Cambieremo, per carità, non succede nulla, anche perché era una scelta che, come ben ricordi, non convinceva tantissimo nessuno dei due, no? Sì. Perché Zidane non aveva dimostrato poi così tanto ancora nella sua carriera da allenatore. Io però vorrei Non sperare siamo che dispiaciuti, infatti. no, non siamo più dispiaciuti così tanto, anche perché se ciò vuol dire magari ingaggiare un top come Guardiola, ben venga, Zidane vai pure al Real Madrid. Io non vorrei solo, adesso al di là di quello che succederà mercoledì, non vorrei solo che questo significhi rimanere con Allegri anche l'anno prossimo, tra l'altro in scadenza, poi 2020, con tutto ciò che comporta avere un allenatore in scadenza, no? Sappiamo che anche nello spogliatoio ci sono dinamiche interne che con un allenatore a scadenza dopo un anno, di solito i primi mugugni, i primi mal di pancia vengono fuori. E guarda, io Quindi, credo non che so. il tempo di Allegri è finito a prescindere dalla partita di martedì sera. Ormai, comunque, visto l'ambiente non è più tanto favorevole a lui. Quindi, secondo me, Allegri non sarà l'allenatore della Juventus. Questa qua è la mia impressione. Adesso sentivo un altro papabile. Adesso, vabbè, ovviamente di papabili da qui a fine anno ne usciranno tantissimi fino a quando non ci sarà qualcosa di ufficiale. Vediamo se ti convince. E il nome nuovo, tra virgolette nuovo, no, perché è già stato la Juventus sia da calciatore che da allenatore, è quello di Didier Deschamps. Sì, me lo ricordo bene, allenatore dell'unica stagione in Serie B. All'epoca non mi convinceva tantissimo come allenatore. Per carità, ha fatto una grandissima carriera anche da CT della nazionale francese. Non so, io andrei su altri profili se proprio dovessi Non ti convince scegliere. allora. Non mi convince tantissimo, ecco. Sarà sicuramente un passo in avanti rispetto ad Allegri, però. Boh, dovendo proprio rifondare, io affiderei ad altri profili, E a ecco. proposito di ritorni, un ritorno di Conte, come lo vedresti?
Ecco, il ritorno di Conte. Adesso non vorrei fare il critico della situazione perché io, come tu ben sai, ho un nome in mente che è quello di Sì, Guardiola e tutti gli altri mi sembrano un facciamo po'. finta che quello lì sta bene al City e non vuole andarsene Ok, via. come ha dichiarato tra l'altro, perché ha Esatto, dichiarato che lui qualcosa di che lì non si pensa. muove. Sì, esatto. Allora, tra Conte e Deschamps io preferirei un ritorno di Conte, se non altro perché già conosce l'ambiente, la società, non che Deschamps non la conosca, la conosce anche lui, però è stato alla Juve in un periodo precedente, no, a questo nuovo management della Juventus, quello vincente, è stata una Ma Juve di rifondazione. non ti ha lasciato un po' di amaro in bocca la dichiarazione che ha fatto quando col del ristorante non si può andare a un ristorante da 100 euro con 10 euro in Molto, tasca? molto. Io penso che si sia anche pentito di una dichiarazione del genere. Mi ha Proprio lasciato abbastanza molto fuori l'amaro in luogo bocca. comunque. Sì, assolutamente. E anche il modo in cui se ne andò, tra l'altro, dalla Juve per accasarsi Esatto. alla nazionale dopo poco, mi ha lasciato l'amaro in Sì. bocca. È per questo che ti dico che tra i due preferirei Conte, ma se potessi scegliere, non sceglierei neanche Conte. Cioè, Sì. e se diciamo che Guardiola sta bene al City, a questo punto tu mi dici chi sceglieresti? Io andrei su Gasperini, se proprio Ah, dovessi. beh, un Ci altro. proverei a tentare Gasperini e vedere, provare a convincerlo anche lui, un ex bianconero, allenò la primavera della Esatto. Juve, vedere di riuscire a convincere un profilo del genere, un allenatore che sia capace di infondere, oltre le conoscenze tattiche, anche una certa filosofia di gioco, cioè la filosofia di dire noi siamo una squadra che va in campo per vincere, sempre e comunque. Sì, non mi dispiacerebbe neanche a me, potremmo anche, in effetti potrebbe essere un profilo, sì, diciamo un po' grava con la sua esperienza in una grande squadra che fu quella all'Inter, dove fallì abbastanza miseramente, però adesso secondo me ha avuto più tempo anche per maturare, quindi potrebbe essere pronto. Come dici tu, però, di nomi ne usciranno tanti da qui a fine Sì. stagione. C'è spazio per un'ultima notizia, visto che abbiamo già fatto 21 minuti, ed è quella relativa alle ragazze della Juve. Non so se hai sentito, ma il Bellissime. 24 marzo, bellissime, tra l'altro sono le più belle di tutte, questo lo vorrei dire Bellissime, è per vero, inciso, non è solo esatto. per il colore della maglia, che quello È secondo vero, me che aiuta già dona molto, molto, esatto. esatto. Però sono veramente, viste le altre, devo dire le nostre sono anche le migliori in quel senso lì. Il 24 marzo, dicevamo, all'Allianz Stadium, Juventus-Fiorentina, ingresso gratuito. Notizia bellissima, no? Sì, perché sarà il match praticamente scudetto, sono le prime due in classifica, erano anche le due squadre favorite per la vittoria finale di questo campionato. Tra l'altro la daranno anche in diretta Sky, quindi sarà proprio trattata quasi come una partita tra uomini, quindi in diretta Sky. Vediamo, si pensa anche di avere una bella affluenza allo stadio. Comunque è un movimento che sta prendendo sempre più piede, all'estero sono molto più avanti di noi, noi come Juventus siamo più avanti come al solito delle altre scuole italiane, sempre fortunatamente, questo è bene ricordarlo sempre perché è giusto averlo come vanto e comunque sarà una bella partita che probabilmente mi gusterò anch'io perché quasi quasi potrei pensare anche appunto di andare a vedere allo stadio. Ma quasi quasi sai che ti seguo. Sai che quasi quasi potremmo offrire questa esperienza ai nostri spettatori, un bel filmato in diretta dallo stadio per le nostre ragazze. Non sarebbe una brutta idea. L'importanza di avere uno stadio si realizza anche in occasioni del genere, no? Perché è vero che tu fai entrare le persone senza pagare il biglietto, però su 8-10 mila persone che sono previste allo stadio, tra chi va al bar, chi ti compra la maglietta, chi ti compra la Certo, sciarpa, è comunque un intro. Chi ti visita il museo magari ne approfitta hai per andare a 10.000 visitare il potenziali museo. clienti comunque, Hai sì, 10.000 certo. potenziali clienti in più. E se conti che anche la Under 23 dovesse magari arrivare ai playoff o un eventuale finale dei playoff, potrebbe giocare all'Allianz Stadium, no? Questa partita. Sono tutte ulteriori situazioni che permettono alla società comunque di guadagnare anche da un settore parallelo. Poi tra l'altro È all'estero una. già fanno da parecchio tempo, quindi. Esatto. L'importanza di essere davanti a tutti anche in questo. Un pronostico? Finiamo così? Per martedì, per domani sera? Guarda, stavolta il pronostico non lo voglio proprio fare. Ok. Se vuoi, Ok. Io lo guarda, fa, io non proprio. sono scaramantico, Tu sai, io sono quindi penso abbastanza che. scaramantico e Ok, quindi allora tappati questa le partita orecchie perché sto per fare il è mio. troppo importante, troppo delicata, non sento proprio di sbilanciarmi.
Va bene, io faccio il mio, tappati le orecchie se sei scaramantico, tocca ferro, qualsiasi cosa tu ritenga opportuno fare. Finirà 3-0 con rigore di Ronaldo, il gol del 3-0 sarà rigore di Ronaldo ai tempi supplementari. Ti Speriamo, piace? dai, Ok, perfetto, sarebbe dai. bellissimo. Dai, Va bene. Stefano, ti offro una birra quando andiamo allo stadio a vedere le donne, se finirà così, anzi, anche due. Volentieri, volentieri, volentieri. Cari amici, abbiamo concluso. Noi ci rivedremo la settimana prossima. A questo punto sapremo già quale sarà il nostro destino, sarà segnato, sapremo già più molte cose. Io vi saluto, vi abbraccio, vi ricordo che potete mettere un like se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale. Passo la palla al mio amico Spice Boys per i saluti. Ciao a tutti e forza Juve. Dai ragazzi, tutti insieme ce la possiamo fare. Alla prossima. Fino alla fine, come sempre. Ciao. Ciao.